Eh sì, oggi viaggio nel tempo. In molti conoscete la storia del canale Fishing Senpai. Sì, aperto 4 anni fa assieme a Mizio Senpai, su consiglio del divino Fishing Bio, che mentre eravamo a pesca mi dice: ehi, ma sei bravo a pescare, fai pesci, sei bravo a parlare con le persone, ce l'hai, perché non apri un canale anche tu? E da lì è partito Fishing Senpai. Tuttavia, 2 anni prima avevo già aperto un canale con un solo video, che è più o meno quello che fa il 95% di quelli che iniziano a postare video su YouTube. Il video era andato malissimo. Ho fatto 35 iscritti in un anno e tipo 200 visualizzazioni, una cosa da mettersi a piangere. Che per quel periodo di YouTube era anche peggio, perché 6 anni fa, cioè, era molto più facile di adesso, era decisamente molto più facile di adesso. Comunque, questo canale si chiamava Freaky Fishing Italia. Quindi prima di essere un senpai era un freak. Aspetta, termine discutibile, ma in realtà derivava dalla canzone Freak on Leash dei Korn. Ebbene sì, oggi vi ripropongo quel video. Sì, lo faccio per tortura. No, non è vero. La cosa che mi interessa in realtà sarebbe qualcosa da fare assieme a voi. Mi spiego, se vedete qualcosa nel video che vi interessa o che vi piacerebbe che vi proponessi nei video che porto oggi, scrivetelo qua sotto nei commenti. In questo modo lo prenderò, cercherò di aggiornarlo e di metterlo nei nuovi video, nei nuovi content. Detto questo, vi lascio al canale di Francesco di Freaky Fish in Italia. Ci vediamo dopo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al primo video di Freaky Fishing Italia. In questi video mi vedrete affrontare tanti ambienti diversi, tanti pesci diversi e tante situazioni diverse. La prima uscita l'abbiamo fatta presso il lago Carpe Diem, nella zona di Piane di Camerata, vicino Chiaravalle ad Ancona. Il lago è questo qua. La tecnica utilizzata è il ledgering, nel particolare il floating. Ho modificato un po' la cosa, ma è riuscita bene. La montatura per il floating la trovate qua. Mi raccomando, date un occhio verso la fine del video. Ci sarà un pesce che ci farà un bel regalo. Pensavo che oggi il flotter non andasse. Porca troia! È stata una grande idea.
usi il trecciato quando peschi a leggering? Uso trecciato perché ti viene come i mostri. Perché con una canna da 35-40 grammi, quanto è questo? No, 80 grammi. Mi trovo a combattere queste bestie qui. E ecco perché uso il trecciato. Mamma mia. Salutate tutti. Terza fuga. Che dire, questo sì che è un pesce, questo sì che è un pesce. Devo prendere quelli. Bel pesce, eh? Ecco. Oh! Bel pesce anche questo. Ecco.
scarpa. Primo pesce in canna per il coniglio. Primo lancio. Pesciotto. Dai, che andiamo forte oggi. Solo per paura che mi si ribella a favore di camera. L'abbiamo ripresa. Ecco, allora. È lui il bambino. Bel pesciotto, bello schiaffo soprattutto. Oh. E una Madonna che ci ha battuta, ragazzi. Spero la prima parte di questa pescata, di questa uscita, vi sia piaciuta. Ancora un po' fa male. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale. E aspettate un attimo, approfitto anche per salutare Andrea di Fishing and University, un canale meraviglioso, andatelo a vedere. I ragazzi itinerari di pesca con i quali domani ho un'uscita che andrà poi ad arricchire sia il loro che il nostro canale. E inoltre vorrei ringraziare la Giazzui, un'azienda meravigliosa con degli artificiali fantastici a prezzi interessanti. Troverete il contatto Facebook qua sotto. Vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, occhio al pesce.
Ok, meglio senpai si diventa che occhio al pesce. È inquietante? È inquietante. Detto questo, come vi ho detto prima, se avete notato qualcosa che vi piacerebbe vedere nei nuovi video, ovviamente scrivetelo qua sotto nei commenti, iscrivetevi al canale per seguire i prossimi content che porterò e ricordatevi che senpai si diventa, anche quando si parte come freak.